naturalmente, dato che intervengo dopo l'intervento di Andrea Catone, premetto che, come ogni tanto ci capita, mi trovo d'accordo con quasi tutta la problematica che ha posto, perché proprio questo mi esime dall'entrare molto nel merito. Sono anche d'accordo che sia stato il 45 un anno di svolta, perché ha posto, diciamo, una serie di problemi e ha da un lato dato l'illusione di una maggiore forza e sicurezza attraverso un'estensione, cintura di sicurezza, eccetera, eccetera, fascia di sicurezza, però in realtà ha aumentato le contraddizioni, tant'è vero che subito dopo la morte di Stalin nel 1953 cominciano i primi segnali. Sono d'accordo anche sulla valutazione di come siano stati i fattori economici. E aggiungo che il nodo stava nel partito, ma quello non era più, non solo non era più un partito comunista, ma non era più veramente un partito. Per alcuni era la tessera del pane, per altri del caviale, per pochi era la tessera del caviale in senso proprio, che c'aveva i negozietti riservati, cioè che non si vedevano. Ma... però non era un partito, tant'è vero che in tutti quei paesi è esploso nelle direzioni più diverse. Invece di trasmettere alla società una volontà comune, ha raccolto le contraddizioni della società al suo interno e sono esplosi nel, diciamo, quello rumeno da 4 milioni a zero in una notte, quello sovietico, insomma. Quindi ci sono, non mi dilungo su questo, è evidente che le deformazioni, paradossalmente, i crimini maggiori sono stati negli anni 30, ma i danni maggiori al futuro della cosa sono proprio negli ultimi 20 anni, in cui tra l'altro, diciamo, il fenomeno più grave era che, diciamo, mantenevano in piedi questo marxismo-leninismo come religione di Stato, a cui nessuno, non ci credevano gli stessi sommi sacerdoti, per cui era una cosa di una vacuità totale questo, tant'è vero che poi tutti i professori di marxismo-leninismo sono finiti, diciamo, consiglieri di Gorbaciov prima, di Yeltsin dopo, Tranne qualcuno. sì, lo so, per carità. E qui aggiungo, siccome non voglio entrare nelle questioni, ma anche condividevo l'insieme dell'impostazione sul capitalismo di Stato, volevo dire, Trotsky aveva detto una cosa molto lucida, ma poi che non si è verificata, aveva previsto in una delle ultime parti della Rivoluzione Tradita che la burocrazia in caso di crollo dell'URSS, lui pensava, lo scriveva nel 1936, pensava alla guerra che sapeva imminente e su cui vedeva la cecità, diciamo, del gruppo dirigente sovietico. In caso di crollo la burocrazia si dividerà in due parti. Una parte sarà disponibilissima per la restaurazione del capitalismo e si venderà e si offrirà al vincitore, diciamo, pensava a un'invasione militare ovviamente, diciamo, e a una sconfitta militare. Una parte invece recupererà dall'ideologia come falsa coscienza il legame col marxismo, eccetera, e si schiererà. Ora, questa è la previsione, però era fatta nel 1936, pensando al 38, 39, 40, 42, non faceva previsioni di date. Il protrarsi di questa transizione bloccata per tanti decenni e i processi degenerativi dal punto di vista morale che ci sono stati fa sì che alla fine si è salvato l'1% o l'1 per 1000 dell'apparato burocratico, compreso appunto, diciamo, quelli che sono rimasti, ci sono che sono rimasti legati ad alcuni ideali, anche se poi con deformazioni notevoli, diciamo, in alcuni casi, perché non passano per nulla, diciamo, decenni in cui certe cose. Allora, l'altro errore grave però invece, questo è comprensibile, diciamo, ha fatto una previsione, ma diciamo, non poteva prevedere che sopravvivesse per tanto tempo e si trasformassero tanto. L'altra questione è che certamente c'era dei limiti nella teoria della rivoluzione politica, che infatti il termine io non lo uso da decenni, perché quando c'è un consolidamento di una burocrazia che dura per tantissimo tempo e che non diventa una classe, non di, né, meno che mai una classe capitalistica, ma certamente ha degli interessi, che poi li conosciamo pure dentro, nelle nostre file per giunta, di ceto politico che si protrae, che si collega, cioè esistono. E quando esiste da decenni, lo dico per esempio per Cuba, diciamo che le indicazioni di Guevara antiburocratiche non servono a nulla dopo che la burocrazia si è consolidata per decenni, non si può ritornare, non sono nello stesso modo valide le indicazioni date quando sono passati 4-5 anni da una rivoluzione e ci sono dei passi, diciamo, discutibili e sbagliati, ma ci sono ancora le forze per correggere, dopo decenni bisogna
sono consolidati degli interessi specifici è molto più difficile. Certamente non si tratta di fare muovere la moviola indietro e ritornare a riprendere quelle indicazioni come utili e stimolanti. C'era un'analisi e credo che alla fine, diciamo, che la rivoluzione non potesse essere politica, perché pur non essendo una classe, diciamo, c'erano dei consolidamenti che poi abbiamo visto con il trasformismo. Lasciamo perdere gli ideologi, ma tutti quelli che, dirigenti che si sono riciclati come dirigenti procapitalistici e capitalistici in tutti i paesi fornati dalla dissoluzione dell'URSS e in tutti i paesi di quella presunta fascia di sicurezza, mi pare che sono abbastanza indicative. Cioè, andiamo a vedere una quantità di governanti, sono filocapitalisti, sono cose eccetera, ma vengono dall'interno di quei partiti che si dicevano marxisti-leninisti. E l'altro errore di fondo è che era una previsione, questo già negli anni 23, 24, 25, Trotsky faceva appello a una classe operaia che non c'era già più, quella classe operaia che era stata quella del 905 e del 17, perché la guerra civile, la repressione, la trasformazione, la cooptazione nell'apparato, che non è una cosa brutta di per sé, ma che stacca dalle cose, aveva fatto sì che la classe operaia, quando si ricominciano dal 21, 22, 23 a riaprire le fabbriche, si riforma, non è la stessa e non ha la stessa coscienza politica e capacità critica che aveva quella classe operaia, mentre lui continuava, lui l'opposizione di sinistra, a fare appello a questa classe operaia, mentre c'era una passivizzazione molto più grande. Cioè, chiuso con questo in 6 minuti e mezzo le parti teoriche, volevo arrivare al tema principale. Allora, il crollo del movimento operaio, perché non è crollato solo, non c'è stato solo il passaggio dal PC al PDS, non c'è stato solo questo, c'è stato proprio un tracollo generale e riscontrabile praticamente in ogni paese del mondo come sottoprodotto della, diciamo, di quello che è avvenuto tra l'89 e il 91 in URSS e negli altri paesi. Ed era facilitato, possibile solo perché c'era stata una rimozione di tutti quelli che erano i sintomi avvertibili, diciamo gli scricchioli eccetera. Andrea conosce bene che io alcune cose le avevo scritte nell'86, le avevo scritte precedentemente eccetera in Intellettuali e Potere in URSS e così via, e diciamo con, ovviamente non avendo nessuna sfera di cristallo né potendo indicare le date precise, ma scommettendo sulla non durata del sistema sovietico, quando tutti dicevano come breve Gorbaciov mon amour, e, diciamo, e si illudevano che potesse funzionare quella, diciamo, quel tentativo di autoriforma eccetera, era possibile capirlo. Invece la maggioranza dei quadri dirigenti e dei militanti dei partiti operai in quasi tutto il mondo rimuoveva e pensava, diciamo, la profondità della crisi. L'argomento che mi sono sentito sbattere in faccia infinite volte quando io dicevo, cercavo di analizzare e riflettere in che modo erano sintomi, quelli che si manifestavano, validi anche per l'URSS, quelli che si manifestavano alla periferia, a Berlino Est nel giugno 1953, poi nel 1956 a Poznan, rivolta operaia con bandiere rosse, canto dell'Internazionale, falciata a colpi di mitragliatrici e di autoblinde. Poi dopo uno si stupisce che qualche anno dopo vanno invece con il ritratto della Madonna di Częstochowa, visto che come erano andati a canto di bandiere rosse li avevano dell'Internazionale, dei canti rivoluzionari tradizionali, e li avevano accolti in quel modo. E poi via via, e mi dicevano, ma non puoi paragonare quello che c'è in Ungheria, quello che c'è in Polonia, quello che c'è in Germania, sono paesi diversissimi, e io dicevo, certo sono paesi diversi, sono diversi pure Bergamo e Brescia, diciamo, ci sono, lo dico a Lecce, dico tra Lecce e Brindisi, e perfino, e poi non parliamo di Bari, ci sono conflitti acuti, ma questo non toglie che c'è stata un'unificazione fortissima, soprattutto dove è arrivato al potere, ma non solo dove è arrivato al potere, nei partiti comunisti, diciamo, modelli culturali, ideologia, cioè una cosa paragonabile solo a quello che fa la Chiesa Cattolica, è meno efficace perché la Chiesa Cattolica è più duttile, è più intelligente e usa fin dal 500 l'inserimento delle culture locali. Se andate in Messico trovate i cristi crocifissi con stile azteco eccetera, in Giappone, finché poi non li hanno un po' fermati, avevano utilizzato la Madonna, immagini, diciamo, il volto giapponese e così via. Invece, diciamo, era un po' più grossolano, ma il modello era quello di uniformare. Dopodiché, sotto, c'erano le differenze culturali, le stratificazioni, eccetera, eccetera.
Il problema è che i sintomi sono sempre avvenuti, diciamo, degli scricchioli con la prima grande rivolta operaia di Berlino Est, rimossa da tutta la sinistra, perché essendo a Berlino quindi erano nazisti, sulla base di un'equazione che è stata fatta sull'orlo del razzismo sempre, i tedeschi sono nazisti, dimenticando che i tedeschi con Hitler già cancelliere avevano votato al 42% contro Hitler per, nelle uniche elezioni, quelle precedute all'incendio del Reichstag, eccetera. Quindi, era falsissimo, dimenticando che decine e decine di soldati tedeschi hanno disertato per avvertire i sovietici dell'imminente attacco. Io ne sapevo due, avevo parlato di due, ma poi sono venuti fuori che erano molti di più. Cioè, invece questa demonizzazione, e quella era una rivolta operaia contro il taglio dei tempi del cottimo, eccetera, come ce ne sono state tante altre, come quelle polacche, eccetera. Quella rimossa, la prima, e invece aveva capito molto bene cos'era Beria. Laurenti Beria si precipitò lì e cercò delle soluzioni che erano, ovviamente, però che erano soluzioni di tipo riformista. Incredibilmente il capo della polizia segreta, del Ministero dell'Interno, eccetera, tentò delle correzioni che gli sono state addebitate nell'atto d'accusa. Quando rientra a Mosca viene fucilato e poi ufficialmente processato a dicembre, e fucilato a dicembre come Papa Formoso, diciamo, più o meno, con i processi con le date sfalsate. E perché? Perché è processato per il fatto vero che deteneva troppo potere, però questo potere, tenuto conto che lui sapeva una cosa che noi non sapevamo, le rivolte nei campi di concentramento che ci sono subito dopo la morte di Stalin, c'era un tipo di deportati diversi da quelli degli anni 30, erano ex soldati, a volte ex ufficiali, e che quindi reagiscono in un certo modo, e aveva interpretato quella rivolta di Berlino Est come un segno della necessità di fare dei cambiamenti, e nell'atto d'accusa c'è che proponeva la riunificazione della Germania in cambio della sua smilitarizzazione, che è una cosa discutibile, può essere, però forse avrebbe evitato qualche cosa. Ma non voglio portare Beria come cosa, come modello, dico solo che Beria aveva più mezzi di altri per capire la profondità della crisi e il sintomo e a cercare delle soluzioni. Gli altri che cercano una soluzione sono Malenkov, poi che cerca una modifica del rapporto tra industria pesante e leggera, e poi Khrushchev in quel modo grossolano e goffo col 20° congresso, in quel modo molto stalinista di dare la colpa tutta a Stalin col rapporto segreto, che ha portato poi alcuni a non ascoltare, a non credere. Ricordo proprio in una sala di Brescia qualcuno che negava l'esistenza del rapporto segreto e diciamo, no, posso dirlo, il professor Cassa che mi diceva tutto quello che sappiamo, una persona che io stimavo per le cose che aveva scritto su Marx, sul Manifesto, ma rifiutava di ammettere che ci fossero stati campi di concentramento, eccetera, sono solo fonti borghesi, mentre invece venivano anche non solo dal rapporto segreto, ma poi dal rapporto ufficiale al 22° congresso. Invece rimozione totale di tutte queste cose, non voler ascoltare, non voler credere, cioè voler credere solo alle cose in cui uno vuole credere. Ora, io ho detto, questo fatto, cioè i sintomi erano enormi ed erano sempre collegati alla difficoltà di praticare la rappresentanza della classe operaia in nome della quale si nominava quando questa classe operaia si muoveva. Guardate, la rivolta del 53 è assolutamente operaia, quella del 56 a Poznan assolutamente operaia, i consigli operai della rivoluzione ungherese, che si continua pudicamente a dire i fatti d'Ungheria o i tragici avvenimenti d'Ungheria, ma era una rivoluzione di cui l'entrata in scena, c'è cioè un libro di Argentieri che è antipaticissimo, eccetera, per tutte le sue cose, però conosce bene l'Ungheria perché c'è stato funzionario per 2 o 3 anni dell'Unione Mondiale della Gioventù, eccetera, eccetera. I fascisti che c'erano operanti durante la cosa erano minoranze insignificanti, e le notizie date sulla... Io ero giovane militante, me ne andai di casa in quel periodo perché per non ammettere di fronte a mio padre io da un lato facevo le critiche in sede di partito e invece poi di fronte a mio padre niente su quella tragedia ungherese, che però veniva liquidata o accolta come occasione dai Sapegno a Sorrosa, Colletti, Tronti, eccetera, per andarsene in un'altra direzione, oppure veniva rimossa come una cosa che c'era, siccome c'erano anche i fascisti e siccome c'era il cardinal Minzenzi che, diciamo, cercava di dire la sua, quindi non c'erano i consigli operai che hanno durato per 1 anno e mezzo dopo la repressione, prima che riuscissero veramente a schiacciarli i consigli operai. Rimozione. Poi c'è appunto, la Polonia aveva cominciato
con Poznan a giugno e poi dopo, prima di decidere se invadere l'Ungheria o la Polonia, perché sono stati in forze, Khrushchev si precipita con tutto l'ufficio politico in Polonia e decide di tentare l'avventura di rimettere in sella Gomulka, che era stato processato a suo tempo e che, siccome aveva subito torture, era stato condannato per titoismo, eccetera, eccetera, condannato, no, non accusato e incarcerato, non processato, perché ha rifiutato di confessare e quindi il processo veniva rinviato fino a quando non occorre. Decidono, perché la Polonia aveva 30 milioni di abitanti ed era un po' più difficile liquidarla come rivolta fascista in un paese come la Polonia, con la storia che aveva, e quindi decidono di dare l'esempio, che infatti rimette a posto anche Gomulka in Ungheria. Tutte queste cose rimosse. Io a quell'epoca leggevo, adesso l'ha ricordato in maniera molto simpatica Rossana Rossanda sull'ultimo numero della rivista del Manifesto, quel terribile 56, io me lo ricordo perché, oltre a leggere gli articoli di Ingrao e a conoscere già personalmente Ingrao, stavo a presidiare la sede dell'Unità, che allora stava in via 4 novembre a Roma, dagli attacchi fascisti, ma con un dramma, perché veniva bollata come fascista, una cosa che già io da giovanissimo, diciottenne, intuivo che non fosse tale, e dopodiché me ne andai in Jugoslavia l'anno dopo per cercare di interrogare, di capire, di parlare con alcune dei 150 o 200 mila rifugiati lì, e cominciai a capire un po' di cose. Invece, rimozione totale. Io mi ricordo che nella mia sezione del PC si diceva sempre: accidenti, ogni volta che abbiamo un'elezione in vista in Italia la CIA organizza qualche casino in un paese dell'est, come se la CIA potesse avere tanto interesse alle nostre elezioni in Italia. Invece era la convinzione più profonda. Quindi rimozione totale, e rimozione fatta anche da altri, perché questo non è una calunnia dei soliti Andreucci e ora di Caprara. Togliatti mandò un telegramma, mandò un messaggio a Kadar dicendo di rinviare possibilmente l'impiccagione di Imbrenaggi dopo le elezioni italiane, di aspettare qualche mese perché non ci pesasse questo impiccato, che era un comunista, era stato anche lui dell'area, che Ghebè, quando è venuto fuori, molti non l'hanno voluto credere, invece a me pare verosimilissimo, perché negli anni 30 poteva capitare che un buon comunista fosse anche informatore del Ghebè, e sono stati trovati poi, perché viveva in URSS allora, ed era legato probabilmente proprio a Beria, che lo aveva proposto per la prima volta nel 53, poco prima di essere, per fare un tentativo riformista in un paese piccolo e circoscritto come l'Ungheria. E allora questo viene eliminato, e in quegli anni c'è una rimozione totale del blocco, della discussione, voglio dire, un blocco della discussione, è stato chiamato il ricongelamento in URSS nel 57-58, con Khrushchev che ha paura di quello che ha fatto l'apprendista stregone, quindi si blocca, e ricongelamento nel Partito Comunista, con il risultato di che se ne vanno moltissimi intellettuali, ora alcuni dei quali sono finiti così male che uno può dire meno male, e invece non è così automatico che poi uno finisca male e che approdi a posizioni di un certo tipo. La stessa cosa vale per quanto riguarda l'insieme delle vicende polacche, perché dimenticando appunto il precedente di Poznan, rivolta assolutamente operaia, con bandiere rosse, con il canto dell'Internazionale e le mitragliatrici che vanno in delegazione alla sede del partito e lì vengono falciati, poi ricominciano i movimenti e nel 70 portano al primo tentativo, sempre collegato al fatto che quando la classe operaia si muove e si organizza, ed erano i primi sintomi di quello che poi riaccadrà nell'80, gli si dà una concessione, in quel caso si scarica Gomulka, che viene destituito e sostituito da un oscuro tecnocrate Gierek, che comincia a aprire al capitale straniero a tutto spiano, a fare tutte le società miste che cominciano a produrre tutte le cose, eccetera, eccetera, però si liquida Gomulka, che era stato per giunta oggetto di un'altra cosa che veniva rimossa. Dal 66, 67, 68, siccome il nucleo centrale dell'organizzazione della classe operaia non era la Chiesa Cattolica, ma erano degli intellettuali comunisti, di origine appunto addirittura come Modzelewski, figlio del primo ministro degli esteri della Repubblica Popolare Polacca, eccetera, eccetera, che erano di origine ebraica.
di origine lontanissima, perché già il padre era comunista e ateo, il nonno era socialista e ateo, quindi non era ebreo. Però si comincia a dire sono ebrei che subillano il buon cattolico polacco, e vengono fuori, viene fuori che si stampano in Polonia i protocolli dei saggi di Sion in una tipografia dell'esercito, 1966, perché Gomulka aveva una moglie ebrea. Pensate, una moglie non polacca si diceva, non si diceva che era ebrea, si diceva non è un caso che una moglie non polacca, come si diceva in URSS negli anni 20, che non era un caso che gran parte degli oppositori non fossero di nazionalità russa, per forma eufemistica per dire che erano ebrei. Allora, questo tipo di cose vengono rimosse, queste sono gravissime. Io negli anni 80, 81, che torno a Roma e frequento da allora il CESPI, non, fuori del Partito Comunista, ma frequentavo grazie alla grande apertura di persone come Adriano Guerra, eccetera, e ho assistito a una serie di dibattiti su queste vicende con a fianco, c'era meno gente di così, magari c'erano 15 oratori e c'era meno gente di oggi qui, e con Paglietta, Tortorella, eccetera, che sgomenti quando sentivano delle cose che a me parevano normali da 20 anni, sullo sperpero della burocrazia, sulla pianificazione fittizia, eccetera, eccetera, perché c'era e nessuna comprensione dei dati, e il dato fondamentale è che nel 70 si fa la prova generale dell'80 e nell'80 deve andare un governo che si dice comunista e rappresentante della classe operaia a sedersi intorno a un tavolo con la televisione che riproduceva a tutti quanti quello che si facevano, diciamo, come chiedevano anche gli operai della Fiat durante i 35 giorni, che tutto fosse fatto alla luce del sole e con la trasmissione pubblica dei dibattiti, cose che hanno avuto, sappiamo quanto l'hanno avuto dalla burocrazia sindacale. E diciamo, rivisto un documentario di quell'epoca con un'assemblea che vota al 90% contro l'accordo, e dal palco dicono l'accordo è approvato, rivisto proprio in questi giorni di celebrazioni delle cose, e lì invece non potevano fare perché era tutto in diretta, eccetera. E però dovevano dire: noi che rappresentiamo lo Stato, il governo, il Partito Socialista, trattiamo con gli operai dall'altra parte. Beh, insomma, quello è un sintomo clamoroso del fallimento e della bancarotta. Dopodiché prepari quel costosissimo golpe, costosissimo, perché hanno dovuto creare in quell'anno e mezzo di legalità di Solidarność, in cui la Chiesa era scesa in minoranza assoluta nel congresso di Solidarność legale dell'81, dell'agosto 81, perché la gente discuteva di tutte le prospettive, preparano una rete telefonica parallela per poter chiudere tutte le telecomunicazioni telefoniche legali. Per un anno e mezzo hanno mantenuto la censura perfino sui biglietti d'auguri. C'è la mia collega che lui conosce, che c'era la madre a Varsavia, gli arrivavano vistati dalla censura pure i biglietti d'auguri. Pensate quante centinaia di migliaia di persone devono essere pagati per questa ridicola e inutile funzione di censura e di controllo. Uno sperpero totale, un'attività inutile e dannosa, ma che costa, devono essere anche pagati bene, se no non lo fanno bene, quindi devono essere dei privilegiati. Tutte queste cose rimosse. Io credo che questo abbia portato al fatto che poi quando nel periodo 89, diciamo, con quell'effetto a catena dell'altro apprendista stregone, Gorbaciov, che invece qui in Italia era San Mikhail Gorbaciov, che va a Tiananmen e interviene, va a Berlino Est, cioè ne ha fatte parecchie in quel periodo di leggerezze che sono stati solo degli acceleratori di una crisi latente e profonda, che si manifesta a tutti i livelli, che si manifesta in forme diverse certamente da paese a paese, l'Ungheria che apre i confini e quindi permette di fatto il passaggio dei rifugiati di Berlino Est, eccetera. E quella accoglie di sorpresa perché invece sembrava che fosse il migliore dei mondi possibili e che stesse rifondando, come diceva Sorini insieme a Luigi Vinci su una di quelle rivistine in difesa del marxismo, eccetera, eccetera, che Gorbaciov stava rifondando il marxismo-leninismo in URSS. E invece non stava affondando definitivamente l'URSS. Per carità, non ha un ruolo così grande, non ha mai avuto un ruolo così importante, ma certamente, diciamo, è un sintomo dell'accecamento che c'è stato, delle illusioni, del confondere i desideri con la realtà. Dopodiché tracollo. Ecco, adesso io, che mi rimangono 6 minuti, volevo dire, non parlo perché poi ho scorso solamente, ma mi pare molto interessante l'intervento di Bragaglio da un punto di vista di un compagno del DS, quindi poi lo ascolterò con più attenzione, lo leggo, non parlo di questo. Io dico che anche
dentro Rifondazione, a cui appartengo, non si è sviluppato a sufficienza il dibattito che all'inizio era stato promesso dallo stesso Cossutta, perché io nel 91, al momento del crollo e del disfacimento, ero a Roma, ho assistito alle riunioni pubbliche che si facevano nella sala davanti della federazione, non era una sala, il cortile della Villetta a Garbatella, e con scatenate una serie di persone che dice bisognava fare come Tiananmen, bisognava sparare, 10.000 morti e salvavamo il socialismo e altre cose. E Cossutta intervenne molto duramente, devo dire, molto duramente contro questi, dice sapete chi sono, sapete che passato c'ho, non è così che si risolve, dobbiamo cominciare a riflettere. E avevano promesso un dibattito a fondo sulle cause, non c'è mai stato. E c'è stata viceversa una discreta capacità di censura rispetto alle voci non ufficiali. E passa invece sotterraneamente una riabilitazione strisciante del passato che accetta la stessa logica del libro nero di Berlusconi, di Courtois, eccetera, eccetera. La stessa logica di fare un'amalgama, tutto è comunismo. E quindi, diciamo, loro lo vogliono rigettare tutto e tu lo difendi tutto perché ci sono stati gli eroici combattenti che sono morti col nome di Stalin in bocca, verissimo. Io sono stato molto amico di Ambrogio Tonini, ho conosciuto bene Colombi, Roasio, D'Onofrio, eccetera, eccetera, Vidali, figure che hanno avuto una storia, diciamo, complessa e non liquidabile, non demonizzabile. Questo non toglie che c'erano delle responsabilità gravissime poi nella strategia e non negli orrori del numero di morti, ma nella strategia imposta per le esigenze dell'Unione Sovietica ai vari paesi, a partire dalla Spagna. Sì, allora, io credo che questa discussione non c'è stata, passa, diciamo, viceversa una riabilitazione strisciante attraverso, diciamo, questa celebrazione degli eroi, e ce ne sono moltissimi, Barontini, vorrei che fosse un punto di riferimento costante, che ha il coraggio di andare, che viene mandato a combattere in Etiopia dalla parte dei ribelli, cioè ci sono molte cose bellissime nella storia del PC, ma grazie a queste non si discute poi, diciamo, sul bilancio della collaborazione di classe nel 44-47, si continua a fingere che sia stata una scelta autonoma, che il Partito Nuovo sia stata una scelta autonoma, quando ci sono i documenti precisi, i verbali della riunione in cui con Torres Stalin dava le indicazioni identiche a quelle applicate da Togliatti in Italia, salvo che non sono stati trovati i verbali nel caso di Togliatti, però è stato trovato da Agosti, storico dei DS, persona stimabilissima e onestissima e limpida dal punto di vista storiografico, trovato il documento in cui Togliatti a Mosca nel marzo scriveva non possiamo collaborare con il re e col Badoglio perché sono organicamente legati alla reazione e quindi non potrebbero combattere coerentemente col fascismo, poi c'è l'incontro con Dimitrov e con Stalin, trattino con la sua penna verde e scrive viceversa, siamo pronti a collaborare anche con il re e con Badoglio purché si impegnino a lottare contro il fascismo, che equivale a dire io non posso mettere un lupo a custodire il mio gregge, e poi si cancella, dice no, io lo metto a custodire il mio gregge purché si impegni a non mangiare nessuna pecorella, questo è il senso, diciamo, di quella frase. E si continua a discutere che invece, per carità, diciamo, è tutto originale, eccetera, e non si fa un bilancio semplicissimo di che cosa ha servito e di come è servito a spezzare, esattamente come era accaduto col fronte popolare in Francia e in Spagna, una dinamica rivoluzionaria. Non vuol dire che si potesse fare la rivoluzione e portarla a termine, ma certamente si è lavorato, e anche questo è il bilancio dello stalinismo. Chiudo dicendo, il problema peggiore che c'è è la tendenza a postdatare lo stalinismo, che serve a considerare stalinismo solamente la repressione e il massacro, gli eccessi, come si dice, o le ombre, luci ed ombre. Invece non è questo, il problema è capire quando il partito ha cambiato natura, non per il fatto che ha sterminato il 75-80% dei dirigenti del 17, non per il fatto che poi ha sterminato ancora il 70% degli eletti nel Comitato Centrale del 34, non è una contabilità di morti, per il fatto che ha cambiato natura perché è diventato una cosa di cui Gramsci aveva intuito nel 26, la pericolosità, un organismo, diciamo, monolitico in cui chi dissentiva veniva estromesso da ogni cosa. E con la soppressione di fatto di qualunque criterio
di lezione, perché veniva paracadutato dall'alto il funzionario, e voi tutti lo sapete, perché questo metodo continua, formalmente poi c'è una ratifica formale, ma si decide chi mettere, come si decide per chi deve essere eletto a ogni costo, nelle liste, eccetera, si decide dall'alto e poi viene imposto. E naturalmente, se uno viene messo alla testa di una federazione, per dire le cose, non sulla base, o viene messo capolista di una cosa, a prescindere da una votazione democratica, è chiaro che risponde solamente a chi l'ha paracadutato. E questo è quello che è accaduto dal 25 e 26 in URSS, col sistematico trasformazione, cioè col commissariamento del partito con nomine dall'alto. E quella è una delle questioni. Invece, se uno comincia a vedere e si discute se gli orrori cominciano nel 34 con l'uccisione di Chirov o nel 36 con i grandi processi, o a essere generosi col 29 con la collettivizzazione forzata e l'uccisione di fatto di milioni di contadini, si dimentica che precedentemente era stata cancellata ogni dialettica interna al partito, e questo avviene tra il 25, 26, 27. Poi nessuno di noi ha passione per fissare una data precisissima, eccetera, però capire che c'è un'estensione assai più ampia. E che bisogna studiare queste cose non in termini di storia dei gruppi dirigenti, ma delle trasformazioni profonde che avvengono nella società. Il riaffiorare, come diceva Marx, della vecchia merda che viene dalla società passata, col recupero di tutta una serie di fattori presi dalla società zarista, diciamo, che vengono proiettati nell'ideologia presunta proletaria, diciamo, a vari livelli. Io sono arrivato, poi ci sarà tempo per intervenire, e dopo le altre reazioni e dopo gli interventi, e quindi mi fermo, pur avendo ancora un po' di cosine da dire, ma cercheremo di dirle nel dibattito.